Ciao ragazze, bentornati sul mio canale. Questo è un video sulla mini retro palette di Natasha Denona. Ma prima di parlarvi di lei, se non siete ancora iscritti al mio canale, subscribe, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per essere sempre aggiornati sui miei prossimi video. Vi invito a condividere questo video sui vostri social e venire a trovarmi su Instagram e sulla mia pagina Facebook. Tutti i link li trovate giù sotto nell'info box. Mi raccomando, passate su Instagram perché sono molto attiva. Allora, ragazze, cosa dire di questa palettina? Io la stavo aspettando perché avevo visto l'anteprima e avevo visto che comunque aveva fatto questi toni verdi e rosati che secondo me stanno veramente benissimo insieme. Infatti ha fatto veramente un bell'abbinamento il verde con il rosa, secondo me sta da Dio. E sta da Dio secondo me anche sui miei occhi, anche se ho gli occhi chiari, però a me piace tanto perché non è un verde sgargiante, ma è un verde un po' neanche spento, è un verde comunque tranquillo, un verde, non è un verde militare, ma non è neanche un verde oliva, è un verde che non so descrivervi, ragazze. Comunque questo è il make-up che ho ricreato e niente, comunque vi stavo dicendo, mi piace tantissimo l'accostamento dei colori e niente, questa palettina contiene 5 ombretti con un powder apertura di 24 mesi. L'ho comprata da Sephora a 25 euro. Ha fatto anche un blush e vi lascio qui sopra la foto per farvi vedere il blush. Ho deciso di non acquistarlo perché è un blush luminoso e io ne ho già di blush luminosi, ma non sono una fan dei blush luminosi con i glitterini sul blush. Mi piace tanto l'illuminante, bello visibile, ma non amo il blush con il luminoso così brillantinato. Ecco, preferisco stare un po' matte sulle guance, un po' magari sì satinato, ma non troppo glitteroso, troppo luminoso, e appunto abbondare di illuminante, se no cioè, sarebbe tutta una lampadina. Questa è una cosa mia, è una mia scelta, è una mia preferenza. Questa appunto, dicevo, è la palette. Gli shimmer, troviamo 3 shimmer e 2 matte. Vi faccio gli swatch di questa palettina. Partiamo col primo colore. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Questo è il primo. Facciamo che ve li faccio tutti in fila e poi ve li mostro. Così almeno. E appunto i colori a me piacciono veramente tantissimo perché sia il rosa che, cioè veramente io li adoro i colori così. Poi il matte è un rosa ma carne, è molto molto particolare. Vediamo di farlo col pollice questo, l'ultimo rosa. Vediamo se poi si vedono in camera, cosa si vede in camera. L'ho fatto col pollice l'ultimo. Infatti l'ho fatto vicino e non si vede. Questo è il primo, che sarebbe questo qui. No, aspetta, che sarebbe questo qui. E poi c'è il verde glitterato, shimmer, che è questo. Abbiamo il verde matte, il rosa nude e poi abbiamo il rosa più carico, che io non ho usato in questo make up. Questo rosa più carico è l'unico colore che non sono andata a utilizzare, ma avrò tempo di utilizzarla. Quindi questi sono appunto i colori della palette, appunto a 24 mesi di PAO. E cosa dire, mi è piaciuta tantissimo. Mi piace tanto perché mi piace la scrivenza di Natasha Denona, la qualità di Natasha Denona. Sono burrosissimi sulle dita, ma anche sugli occhi si sfumano, che è un piacere. In 02 si sfumano e quindi mi piace anche 25 euro, ci sta anche, si possono ricreare vari look, anche mettere solo il nude con un po' di rosa, se vogliamo stare tranquilli, oppure il nude con il verdino solo qui sulla palpebra. Ora si può giocare veramente in tanti modi, a me questo make-up che ho ricreato mi è piaciuto tantissimo. Quindi ora vi lascio alla realizzazione di questo make-up e poi alle considerazioni finali, beh, cosa dire? Già detto tutto, comunque ci vediamo alla fine del video.
Ragazzi, innanzitutto vado ad applicare questo primer di Anastasia Beverly Hills, che è un po' bianco, quindi va a risaltare i colori, e vado subito a prendere il rosa matte per la transizione. Ora vado a prendere il verde matte, lo porto all'angolo esterno dell'occhio e lo porto anche un po' fino a metà occhio, lo sfumo un po' verso la metà occhio e intensifico appunto l'angolo esterno. Ora prendo un pennello a penna e prendo sempre il verde matte e lo porto sotto la rima ciliare dell'occhio. Ora con il dito vado a prendere il verde shimmer e lo porto dall'esterno verso l'interno dell'occhio e lascio la prima parte dell'occhio libera. Ora prendo sempre il rosa shimmer e lo porto all'inizio dell'occhio, dà appunto luce e in più è un colore che sta da Dio col verde. È quasi un top coat, ha poco colore a differenza del verde, però è bello, mi piace tanto. Ora col pennello da sfumatura riprendo un po' di rosa e sfumo i bordi del verde con appunto il rosa. Per il colore, per non far sì che sia netto. Ragazzi, il mio make-up è finito, spero che vi piaccia. Allora ragazze, ho finito il make-up, l'ho finito appunto mettendo l'eyeliner di Nabla, il mascara di Nabla, la matita di Nabla e il rossetto di Shiseido color nude, che è questo qui, ve lo faccio vedere. È stupendo questo rossetto qui, è proprio un color carne stupendo, mi piace tantissimo, si abbina su un sacco di make-up. Semmai vi lascio scritto sotto anche il colore. E sotto dentro nell'info box ovviamente e niente cosa dire di questa palette, ovviamente è eccezionale, io mi piace tantissimo come tutte le palette Natasha Denona, infatti io sono una collezionista compulsiva di Natasha Denona perché comunque mi piace tanto, mi piacciono le sue texture, mi piacciono veramente un sacco.
ne ho poche di quelle piccole perché ho tutte quelle grandi. Questa qui che l'ho trovata diversa dalle altre, ho deciso di acquistarla, mentre le altre, bene o male, le ritrovo dentro le palette grandi che ho gli altri colori, mentre questa non le avevo. Quindi, ragazze, cosa dire? Spero che questo video, questo make-up vi sia piaciuto. Supportatemi con un bel like e con l'iscrizione attivando la campanellina. Vi mando un enorme bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!